Salve a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova serie di video in italiano, perché scusate ragazzi, ho bisogno di parlare in italiano perché troppi video in inglese. Io proprio ho una cosa interiore, proprio devo parlare in italiano comunque ragazzi, perché sono all'estero a quasi 3 anni e non riesco a, cioè comunque solo quando chiamo in Italia parlo in italiano. Quindi questa è una serie speciale di video che parlano di storia, sulle arti marziali, personaggi che hanno fatto la storia comunque del mondo delle arti marziali. Quindi iniziamo da un eroe per leggendario, stratega, marzialista, ma anche uomo di spiritualità. Quindi è il turno di Musashi Miyamoto. Quindi è una delle figure iconiche della storia delle arti marziali e della storia dei samurai. Questo leggendario guerriero è noto per le sue abilità straordinarie e per un influente trattato, il libro dei 5 anelli, che comunque se non l'hai letto consiglio di leggere, perché è un ottimo libro di crescita personale, di strategia, perché la maggior parte delle persone non hanno un'ottima strategia, quindi non sanno quando vanno a lavorare, come avere successo, come avere strategia. Quindi il libro dei 5 anelli è uno dei libri che cresce proprio la strategia, e se lo leggi una volta magari è una piccola crescita, ma è consigliato leggerlo pian piano nel corso della vita. Andare a cercare magari quella parte, perché magari uno lo legge all'inizio quando è studente o quando diventa più anziano, consigliato andare a leggerlo per aumentare la strategia. Quindi chi era veramente Miyamoto Musashi? Andiamo a scoprirlo insieme. Quindi lui nell'infanzia e la giovinezza nacque nel 584 nella provincia di Harima, in Giappone, e la sua infanzia fu segnata dalla perdita del padre. Quindi crebbe senza una figura paterna. A causa di questa mancanza, Musashi sviluppò una forte indipendenza e un desiderio di perfezionare le sue abilità nel combattimento. E diventò, perché comunque ci sono tanti cartoni animati, la figura di Musashi creò l'idea del cartone animato giapponese, dell'eroe classico giapponese che va nella foresta con Kenshiro, a parte di Musashi Miyamoto, Ugo Bajudo, Goku, comunque tutti questi personaggi che vanno a diventare quasi eremiti, l'eremita della tartaruga, vengono da lui e comunque altri marzialisti realmente esistono. Quindi Musashi, siccome perse il padre, diventò uno spirito indipendente e crebbe col desiderio di migliorare e perfezionare l'abilità nel combattimento. Quindi lui evolve come samurai, perché iniziò a allenarsi nell'arte della spada all'età di 13 anni. Ben presto divenne noto per la sua abilità straordinaria col Kenjutsu, cioè l'arte della spada giapponese, che poi divenne l'Aikido, poi il Judo e il Jujutsu, perché ricordiamo che tutte le arti marziali vengono da Kenjutsu, l'arte della spada giapponese. Durante la sua vita combatte numerose battaglie e duelli con avversari incredibili. Veramente, perché comunque nel Medioevo giapponese era una regola quasi che dovevi combattere, guadagnandosi una reputazione di invincibilità. E figuratevi che usava lui, invece di usare la katana classica, usava bastoni di bambù per sconfiggere i suoi avversari. Quindi l'avversario,
siccome in Giappone c'è questo senso dell'onore, se perdeva doveva suicidarsi. Quindi Musashi era famoso per fare questo: non uccideva il suo avversario, ma lo batteva con i bastoni, perché sapeva che quegli altri erano esagerati. E il mito di Musashi è anche il mito del guerriero cazzone, che cazzeggiava tutto il tempo, così magari lui dormiva prima del duello, stava dormendo, quindi arrogante. Mito classico anche in Lupin, le canzoni giapponesi, cioè il cazzone arrogante che poi andava a sconfiggere il mostro samurai che tutte le persone temono. Perché quella, cioè l'idea fondo di tutti i cartoni, cioè l'eroe cazzone che va a vincere il mostro che tutte le persone temono, che in realtà non è un mostro, ma solo si sopravvaluta tanto, e le persone, come ne parlano, lo fanno vedere ancora più grande, perché questo è che fanno le l'arrogante, in realtà lui sta dormendo come Kenshiro, poi invece lui è il vero mostro, capito? Il vero mostro, perché si è allenato tanto, invece quell'altro si adagia su fare la propaganda, invece il vero eroe è quello che si sta allenando, nonostante le persone abbiano paura del mostro. Infatti, samurai, c'è una leggenda che addirittura Musashi abbia battuto un demone del tempo del medioevo giapponese. C'è una leggenda che abbia sconfitto, cioè, quindi era un uomo benedetto comunque, perché comunque si sei invincibile così. Cioè, io due domande me le farei. Se comunque incarni le forze del bene del tuo tempo. Lo stesso problema aveva Ercole. Ercole pensavano che era un dio cattivo, invece poi ha fatto dei test per dimostrare che era buono. Quindi il duello più famoso fu quello con Sasaki Kojiro, che era il ricco nobile della casta guerriera, mentre Musashi comunque non era un vero samurai, era un samurai senza capitano. Un Rogin, e adesso non mi ricordo la parola perfetta in giapponese. Aspetta, era un Ronin, ecco, la parola è Ronin, non Rogin, Ronin, cioè non aveva qualcuno che lo pagava, lui lo faceva perché gli piacevano le arti marziali, non per la paga come gli altri lo facevano perché c'era il magnaccia che li pagava del periodo. Invece lui, quindi, quando è andato a incontrare Sasaki Kojiro, era uno dei momenti più iconici della vita di Musashi. E nel 612 ebbe questo scontro epico che ancora ne parlano, comunque anche in vari programmi di televisione e documentari, che possiamo andare a vedere i libri di studio. È realmente esistito. Andarono nell'isola di Garushima e Musashi sconfisse il favorito adesso non mi ricordo come si chiama il re, utilizzando solo una spada di legno improvvisata da un remo di una barca, dimostrando le sue abilità eccezionali, la sua ingegnosità tattica. Praticamente, io so la storia, l'ho letta. Praticamente, cioè, lui arrivò in ritardo, perché è famoso Musashi per arrivare in ritardo per innervosire l'avversario. A un appuntamento così importante arrivò in ritardo, quindi l'altro si è innervosito e andò con una barca, mentre sapeva che Kojiro era nella spiaggia, e andò contro il sole e prese un remo e lo intagliò e gli fece una punta. E quando arrivò vicino alla spiaggia, mise il remo in maniera che sembrasse più corto. E l'altro era abbagliato dal sole, perché Musashi c'aveva il sole dietro. Quindi quando l'altro è andato ad attaccarlo, pensando che aveva un bastone corto, perché Musashi era famoso per usare bastoni corti, e andò con la sua katana,
Questo fece solo un movimento di leva, così, fece qui, e l'altro, morto subito, cioè ci ha messo 2 secondi, perché questa è la realtà dei combattimenti di strada. Pensate che duri 12 round, dura 2 secondi, media dai 2 ai 5 secondi dura uno scontro. Poi immaginate nel medioevo giapponese che usavano tutte armi da taglio, armi bianche, quanto poteva durare. Quindi dovevi essere più veloce degli altri. Ecco perché anche l'eroe comunque moderno Bruce Lee si racconta che fosse il più veloce. Comunque nel Far West c'era questa figura qua, la più veloce pistola del West. Quindi di Bruce Lee dicono questo. E non personcine così. Gente forte, diceva quello di Bruce Lee, che era la versione cinese di Trinità. Quindi Musashi doveva essere più veloce di Kojiro, perché aveva anche un bastone lungo, ma Kojiro aveva contro che si sentiva troppo sicuro, perché sottovalutare l'avversario, prima regola è scritta nel libro di 5 anelli, non sottovalutare mai chi c'è di fronte, soprattutto se è una leggenda che dicono che è invincibile. Quindi Kojiro ha fatto proprio l'errore del dilettante, sottovalutare il campione giapponese. È una cosa che sconsiglio a chiunque. Quindi andò arrogante, perché lui era il grande samurai, invece il povero Musashi, perché comunque viveva così, viveva un pochettino di quello che gli arrivava, perché lui andava a allenarsi, a perfezionare l'allenamento e incontrare, perché si dice che ha fatto più di 3.000 combattimenti, perché comunque, cioè grandi artisti marziali hanno fatto 200, questo ne ha fatto 3.000 e con l'arma bianca, mamma mia, immaginate cosa doveva essere questo, quante cicatrici doveva avere, chissà, tutto il corpo. Quindi lui scrisse questo libro dei 5 anelli, perché divenne famoso per questo, ancora adesso è un libro di marketing usato anche per persone che vogliono fare crescita personale, ma anche persone che vogliono crescere nell'economia. I broker molto lo leggono questo, e anche i leaders. So di Antonio Conte, comunque, che è un appassionato di questo libro, in cui espone le sue teorie sulla strategia, la tattica e l'arte del combattimento. Questo testo è ancora oggi studiato, considerato una forte ispirazione per i praticanti di arti marziali e i leader, comunque anche militari. Quindi Musashi visse una vita incredibile, ragazzi, incredibile, avventurosa. Che tanti si ispirano a questa vita avventurosa, di coraggio, di andare a incontrare comunque 3.000 maestri. Ma alla fine si ritirò dal mondo del combattimento e si dedicò tutta la sua vita, quando rimase sconfitto, però venne sconfitto lui, anche se non è scritto in questo scritto. Lui venne sconfitto da uno dei suoi allievi, perché comunque quando l'era giapponese di samurai finì, si tramutò in arti marziali in maniera che i samurai potessero avere la paga. Praticamente i samurai divennero i maestri di arti marziali senza la spada, in maniera che potessero aprire una scuola e continuare a da mangiare, perché quando finì il medioevo giapponese i samurai rimasero senza lavoro, e quindi è da questo che nacque l'idea di scuola di arti marziali, almeno in Giappone. Dipende dalla parte del mondo, perché ogni parte del mondo ha la sua arte marziale e quindi ha la sua storia. Quindi in Giappone si parla di questo. L'apertura delle scuole di arti marziali era perché i samurai rimasero senza paga. Quindi Musashi
incarna questo. Lui aprì la sua scuola di arti marziali e incontrò il suo successore, che era un ragazzino di 14 anni. Lo sconfisse, l'unico che sconfisse Musashi, un ragazzino come lui, come quando aveva iniziato. Quindi morì nel 645 e è ricordato come uno dei più grandi, se non il più grande, samurai di tutti i tempi. E ancora la sua palestra, comunque c'è ancora qualcuno che insegna il kenjutsu. In questo video quindi abbiamo esplorato la straordinaria storia di Musashi Miyamoto, che è un samurai leggendario noto per la sua abilità di combattimento e il suo influente trattato 5 anelli. La sua vita e le sue imprese hanno lasciato un segno indelebile nella storia giapponese e nelle arti marziali. Se avete apprezzato questo video, non dimenticate il like, l'iscrizione, perché adesso c'è un premio se vi iscrivete. Si vedono tutti, non lo so, i